OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test soggettivo, o anche detto massimo positivo per la migliore acuità visiva da lontano, ovvero quel test che ricerca la lente più positiva che garantisce la migliore acuità visiva da lontano. Questo test si divide in tre fasi, che sono la prima, che è monoculare, quindi ricerchiamo il massimo positivo sia per l'occhio destro che per l'occhio sinistro, in questa sequenza convenzionalmente. Poi la seconda fase è quella bioculare, in cui andiamo a bilanciare le percezioni del canale visivo destro e sinistro in una fase in cui è assente la fusione e siamo quindi in percezione simultanea. Poi abbiamo la terza fase, che è quella binoculare, ovvero la fase in cui entrambi i canali visivi, quello destro e quello sinistro, sono attivi e la fusione è attiva, quindi una visione completamente binoculare. Il test fondamentalmente parte dalla fase monoculare e in questa andiamo ad occludere il canale visivo non attivo. Ad esempio, se iniziamo con l'esaminare il destro, andiamo ad occludere l'occhio sinistro. Partiamo da un dato oggettivo, che può essere la retinoscopia statica oppure l'autoref. Quindi inseriamo quella combinazione di lenti che abbiamo trovato in rifrazione oggettiva nell'occhialino di prova oppure nel foroptero e andiamo ad annebbiare aggiungendo lenti positive. L'annebbiamento deve portare l'esaminato ad avere un'acuità visiva che è la metà di quella che avrebbe con le lenti che rappresentano il dato oggettivo. Ad esempio, se in retinoscopia statica ho trovato un meno 1 per entrambi gli occhi e quindi ho un'acuità visiva che raggiunge gli 8 decimi, allora con quelle lenti ovviamente, allora dovrò annebbiare fino a portare l'esaminato ad avere un'acuità visiva di 4 decimi, dopodiché potrò partire. Quindi invito l'esaminato a leggere l'ottotipo, incoraggiandolo ovviamente a leggerlo anche quando ha talune difficoltà e gratificandolo quando comunque riesce a leggere i caratteri. Qualora non fosse proprio possibile andare avanti, quindi l'esaminato non ce la fa o si sta sforzando troppo, allora vado a togliere 0,25 di positivo e quindi scalo positivo pian piano fino a raggiungere la massima acuità visiva. La lente più positiva che rimane quindi nell'occhialino di prova o nel foroptero che garantisce la migliore acuità visiva da lontano è il massimo positivo. Dopo che ho fatto questa procedura per l'occhio destro, occludo l'occhio destro, poi disocludo quello sinistro e ripeto la stessa procedura per l'occhio sinistro. Una volta che ho trovato il massimo positivo anche nell'occhio sinistro, allora passo alla seconda fase, che è quella di bilanciamento binoculare. In questa fase vado a dissociare la visione binoculare attraverso dei prismi, che è il metodo più usato, e quindi inserisco un prisma a base verticale su entrambi gli occhi, più precisamente 3 diottrie base up sull'occhio destro, 3 diottrie base down sull'occhio sinistro, quindi di un target che è una colonna, o meglio una riga orizzontale di lettere, praticamente ne avrò due dissociate verticalmente. Quindi invito l'esaminato a riferire qual è la migliore percezione fra le due, ovviamente dopo aver annebbiato, anche qui di più 0,50 più 0,75. Dunque, dopo aver posto questa domanda all'esaminato e ad esempio l'esaminato riferisce che la migliore percezione è quella dell'occhio destro, quindi è del target che sta in basso, allora vado ad aggiungere positivo sull'occhio destro, tra virgolette peggiorando quella percezione. Una volta che ho ottenuto il bilanciamento, rimuovo l'annebbiamento e passo alla fase binoculare. Ovviamente rimuovo anche i prismi. Se così non fosse, vado ad aggiungere negativo al canale visivo che ha la peggiore
delle due percezioni, e quindi in questo esempio al sinistro. Ottenuto il bilanciamento, poi rimuovo annebbiamento, rimuovo prismi e passo alla fase binoculare. Una volta che siamo in fase binoculare, che è l'ultima, procediamo con l'inserimento di un annebbiamento fra una dioptria e una dioptria e 50 di lenti positive, e praticamente scaliamo binocolarmente 0,25 alla volta, qualora l'esaminato nella lettura dell'ottotipo non ce la fa ad andare avanti. La lente più positiva, o meglio, le lenti più positive per quanto riguarda entrambi i canali visivi che rimangono nell'occhiolino di prova o nel fluoroptero, rappresentano il massimo positivo per la migliore acuità visiva da lontano, che viene annotato in questo caso binocularmente. Poi diciamo che esistono più metodologie di soggettivi o di massimi positivi che possono essere fatti in questo metodo, oppure attraverso la sospensione foveale, oppure attraverso metodi polarizzati, eccetera, eccetera. Dunque, questo era il video sul soggettivo, molto importante perché è un test che non si può tralasciare è fondamentale nella pratica clinica. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Bella Opto Style!